the first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far. And to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King. Mangano ormai, siamo col countdown. Non so se vi siete accorti, ma abbiamo atteso qualche secondo in più perché tra poco comincerà il conto alla rovescia. Quest'anno è il nostro primo Natale, abbiamo voluto regalare alla città un Natale magico. Si accenderà stasera Smarty, il primo albero ipermediale d'Italia, una assoluta esclusiva per Avellino, e poi prenderà anche forma la prima Street Light Gallery, una galleria d'arte che mostrerà i monumenti di Avellino e poi le eccellenze del nostro territorio. E poi nei giorni a seguire, tanto Natale per le famiglie, per i bimbi, perché per noi il Natale è senso di comunità e famiglia, e come in ogni buon Natale abbiamo anche l'obiettivo che ci poniamo nel prossimo anno. Vogliamo che questa comunità, questa gente sia sempre più uguale. Non vogliamo che esistano più differenze nella nostra città. Un'unica grande comunità, un'unica grande Avellino. Questo dobbiamo essere. Siamo ormai pronti. Cominciamo col countdown al mio via. Cominciamo con il meno 10. Ancora qualche istante. Il tempo è tiranno, ma con noi come al solito sarà sorridente. E allora, siamo pronti? Cominciamo con un 10! 'Curata Salerno, ci siamo un po' vicini e la vedo molto soddisfatto di questo primo spettacolo di Natale. Assolutamente soddisfatto, contentissimo, e devo dire che posso anche affermare che la città ha gradito. C'è una folla incredibile stasera che ci ha accompagnato durante l'accensione di Smarty, il primo albero ipermediale d'Italia, interattivo, intelligente, musicale,
una assoluta novità per tutto il nostro paese. E poi si sono anche accese le luci di questa Street Light Gallery, la prima galleria d'arte in Italia on the road, che nei prossimi giorni mostrerà anche dei quadri che richiameranno, ricorderanno i monumenti avellinesi, anche quelli irpini, e poi le eccellenze del nostro territorio. Insomma, un Natale magico, ma che ricorda con grande orgoglio quelle che sono le eccellenze, le risorse del nostro territorio. E devo dire che la gente mi sembra davvero aver apprezzato questo nostro ulteriore sforzo. Stiamo tornando a essere una grandissima città di riferimento, non solo in Campania, ma direi nella bassa Italia. Sindaco, che regali mettere per i cittadini sotto questo albero? Ma ho detto che il nostro impegno è far sì che questa comunità sia sempre più uguale. Vogliamo superare le differenze, vogliamo far sì che ci sia una Avellino che possa essere non solo orgogliosa di essere avellinese, ma che possa essere orgogliosa anche di dirlo all'esterno, di invitare persone, e contenta di vivere in città. Chiaramente l'obiettivo è offrire servizi, un grado di vivibilità sempre più alto. Ci stiamo lavorando in 4 mesi, abbiamo già compiuto scelte epocali che si attendevano da 40 anni, la gente ci ha votato per ottenere questi risultati, e già in questi primi 4 mesi si è notato che la musica, compresa quella dell'albero, è cambiata. Da pochi minuti ufficialmente il Natale avellinese, un Natale illuminatissimo, speriamo che sia di buon auspicio per la città. Sì, lo avevamo detto che come da tradizione l'8 dicembre saremmo partiti per le festività natalizie. Sarà un Natale diverso dagli altri anni, un Natale innovativo, lo vediamo con l'albero che abbiamo acceso di 23 metri a LED, ma soprattutto interattivo. Infatti le persone potranno mettere musica, potranno determinare l'illuminazione. Poi ci saranno le luminarie in tante strade della città rispetto agli altri anni, ma le sorprese non finiscono qui. Una grande galleria d'arte tecnologica, la settimana prossima la vedremo con dei quadri che rappresenteranno la città, e inoltre sabato e domenica avremo il clou di quello che è l'Avellino Christmas City, un laboratorio multimediale in Piazza Libertà, videomapping, un castello 3D con eventi culturali e un villaggio dei bambini, perché lo abbiamo detto, il Natale è soprattutto per i più piccoli, quindi Piazza Kennedy sarà, tra pista di pattinaggio e gonfiabili, il mondo di tutti quei bambini che logicamente aspettano con ansia il Natale e vogliono viverlo al meglio, così come si deve fare in un capoluogo quale Avellino. La città si illumina, una città finalmente che brilla, speriamo sia di buon augurio. Sicuramente sarà un buon augurio, un buon inizio, e sarà pure una buona fine. Sono queste le cose che vuole la città, sono queste le giornate che vogliono gli avellinesi, tutti, dai più grandi ai più piccoli. Sì, è questo, l'aria di natalizia è bella per tutti, dai grandi ai piccoli, gli anziani, tutti. Il Natale è cominciato ma non finisce qui, nel senso che durante la settimana fino al prossimo weekend avremo delle grandi sorprese ancora in città. Difatti ci saranno delle nuove inaugurazioni sabato prossimo e domenica prossima. Le piace l'inizio di questo Natale avellinese? Beh, bellissimo, perché oltre a questo bellissimo albero che stasera è stato acceso, c'è stato anche l'arrivo della carovana del Pino Irpino in provincia, quindi una piazza piena di gente, e là dove c'è gente c'è calore e c'è Natale. Bellissimo. Non è come gli altri anni, quest'anno già si vede. Io sono arrivata da poco e non ho visto ancora niente. Comunque, però l'albero è di effetto, come fa a non vederlo? Comunque il sindaco è quello che è. Le piace questo inizio di Natale in città? Sì, bello, speriamo continui così, per tutti, tanta serenità, ma poi il Natale è sempre bello, le luci, è un'emozione. Cosa ne pensa di questo inizio di Natale? Buonasera. Bellissimo, molto bello, però ci vogliono più idee come lavoro e come aziende. Ad Avellino stiamo perdendo tutto.
Questo dovremmo trovare sotto l'albero, questo sperando, vorrebbe lei. Sperando bene, sì. Io sono uno che ha perso il posto di lavoro, quei 5 anni fa, senza tredicesima, disoccupato, ha finito anche la mobilità. Le auguriamo di trovarlo sotto l'albero di quest'anno, grazie, un bel regalo. Mille, grazie mille, buona serata. Lei cosa pensa di questo inizio di Natale in città? È una bella cosa, anzi siamo onorati noi di avere un sindaco che fa questi cambiamenti nella città che è positivo. Signora, lei è contenta di questo inizio di Natale? Sì, anche perché mi è piaciuto il sindaco che ci tiene ad Avellino, lo sta dimostrando in tutti i modi, infatti, questo cambiamento è, in tanti modi lo sta dimostrando, la verità. Grazie. Bellissimo, luminoso. Speriamo che sia di buon augurio. Sicuramente. Grazie. Signora, cosa pensa di questo inizio di Natale in città? Bellissimo, veramente una bella iniziativa, un pienone di gente, inaspettata, bello, bellissimo. Avellino questa sera è in festa, finalmente. Finalmente ci voleva, insomma, per aggregazione, per sentire il Natale, insomma, ci fa sentire tutti una famiglia, tutti più felici. Il senso di comunità. Il senso di comunità, infatti, sì, di aggregazione. Cosa sta dicendo di quest'albero? Le piace o non le piace? Non ci troviamo con le misure. Perché lei perché il signore perché mi hanno rubato. Non ne vedi 3 metri? No. Molto di meno. È di meno? Sì. Non lo so, io dal mio 1,50 m non saprei. Signora, comunque al di là del... Bellissimo, al di là di questo è bellissimo. È particolare. Le piace Avellino così? Sì, mi piace, almeno qualcosa di carino, interessante. Scendiamo un po' nella città illuminata, sinceramente ci voleva quest'anno. Per lei? Sì, un'ottima giornata, bellissimo albero, è bello, bello, tutto bello. Grazie.